Dovrò fare fatica di passarti alla fine del rettilineo. Vediamo intanto la regia di Mauro Valentinuzzi ci mostra alcune uscite. Conright. Conright che ha tagliato, è riuscito comunque a rientrare. Certo, con così sporchi tanto le gomme, penso che c'è qualche problema poi dopo. Certo, sporchi tutte le gomme, anche si può rompere sotto la macchina, che è sempre un problema, però speriamo che sia tutto a posto con la macchina. E questa è l'uscita che ha causato invece l'ingresso. Ora si accenderà, vediamo, i motori vanno al massimo ed ecco il momento dello start con l'ottimo avvio da parte di Diego Bertonelli, che è scattato bene dalla quinta casella in griglia e si porta già in seconda, terza posizione. Si gira proprio Schumacher. Questo è davvero un colpo di scena, guardate come in preca giustamente. Vediamo intanto, la regia ci mostra il contatto e nessun problema per i piloti. Ecco Raucci anche che finisce. È stata una gara un po' difficile per Raucci, guardate come in preca. Sì, sicuramente. Iväg kvar och Linus Lundqvist i ledningen. Här är kamp om andra platsen. Hoacke precis. Oj! Han kommer för nära. Upp på bakhjulet. Och är otroligt nära att rulla ut i gruset. Där. Den matchen slut. Vi ser det igen. Viker in bakom. Hoacke täcker. Han går ut igen. Men kommer för nära. Ska vara bra att han kommer undan och inte rullar. Ja, skönt att se att han är okej. Det sista varvet bakom säkerhetsbilen. On the outside, three wide in the keyhole, the 62 of Rafael Forcier on the inside, the 34 of Austin Kazuba were on board with him in the middle. Forcier made contact with Kazuba, Peterson tangled with Kazuba, young Benjamin up on two wheels and then down hard. Darren Keane in the JDX 25 car trying to sneak by on the inside was caught up in it as well. Also on the outside, three wide in the keyhole, the 62 of Rafael Forcier on the inside, the 34 of Austin Kazuba were on board with him in the middle. Forcier made contact with Kazuba, Peterson tangled with Kazuba, young Benjamin up on two wheels and then down hard. Darren Keane in the JDX 25 car trying to sneak by on the inside was caught up in it as well. ちょっと無理があるかな。大湯選手がコーナーにアプローチをしていたところにぐぐっと入ってきました。さあ今ダンロップコーナーの一部始終を見てみたいんですが、まずここで大湯選手に当たってしまった川端選手なんですが、宮田選手もさらにインに飛び込んでいて川端選手と接触。川端選手はこれ両方にダメージを負った。